Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Partiamo dalla tenda, giustamente. Oggi nuovo giorno, sono circa le 6:30 adesso. Adesso mi sveglierò, comincerò a rassettare la roba, dopo andrò a fare colazione e poi si partirà per la prossima meta, che vi dirò quando saliremo in moto, perché ancora non so bene il meteo, anche se danno bello, quindi speriamo. Ok ragazzi, siamo pronti a partire, adesso vado a pagare, andrò a pagare e poi partirò. Oggi la prossima tappa sarà Orbetello sull'Argentario, in pratica. Adesso vedo se fare un po' l'entroterra o fare la costa, decido adesso. Ok ragazzi, pagato 19 euro per una notte in campeggio. Ditemi voi se vi sembra tanto o poco. Comunque mi sono trovato abbastanza bene, il campeggio è ben servito, quindi poi, visto che stanotte ha piovuto, però c'erano i teli che coprivano le piazzole, quindi diciamo che ne ho presa poca, ecco, e è ben riparato, quindi ragazzi, adesso destinazione Orbetello. Penso di fare un po' di entroterra, visto che non vedo tanta, adesso vedremo un po'. Ok ragazzi, ho deciso di cambiare tragitto, visto che comunque l'entroterra dell'Appennino toscano, tosco-emiliano, diciamo, lo farò sicuramente giovedì, e visto che oggi vedo molte nuvole sull'Appennino in montagna, farò la costa perché vedo che è un po' più soleggiata e quindi preferisco oggi non prendere acqua, quindi accorcerò il percorso, sono circa poco più di 80 km da qua a Orbetello. Farò con calma e poi vedrete che comunque vi farò fare un bel giro lì a Orbetello sull'Argentario. Ho impostato la strada che passa sulla costa, non dentro, così almeno vediamo un po', vi faccio vedere un po' di mare. Questa notte non ancora, ho guardato un po' di campeggi in giro, adesso vedrò cosa fare. Vorrei provare un po' di sistemazioni diverse, nel senso magari vedere se mi conviene anche fare magari il bungalow o quelle cose lì, vediamo. No, devo tornare indietro io qua. Devo tornare indietro. Ragazzi, guardate che panorama fantastico da qua. Anche se c'è un po' di foschia, però spettacolo. Colpino qua, wow. Continuiamo, dai ragazzi, proprio una bella zona questa sotto l'Appennino, tra la montagna e il mare, molto bello. Guardate quanti boschi, quanto verde. Siamo arrivati a Grosseto, infatti Orbetello è in provincia di Grosseto. Do un po' di indicazioni, in pratica Orbetello si trova prima del Monte Argentario, è proprio, diciamo, Monte Argentario sembra quasi, a vedere dalla cartina sembra quasi un'isola, perché
però c'ha due, diciamo, due strisce di terra che hanno proprio due strisce di terra che la collegano, che lo collegano con la terraferma, quindi non è un'isola, è una penisola, diciamo. Questa isola, la penisola dell'Argentario, questo monte dell'Argentario, in pratica è la punta meridionale della Toscana. Infatti ci troveremo ancora in Toscana. Ok ragazzi, ho deciso di non dare retta al navigatore, di entrare un po' sulla costa, credo. Adesso vediamo. Mi sa, è vero, mi sa che sono proprio sulla striscia di terra che porta nell'Argentario, almeno credo. Penso adesso di andare giù in Porto Santo Stefano, poi più tardi tornerò indietro, tanto ancora presto. Comunque voglio fare il giro del monte, qui sto isolotto qua, sto Argentario. Ecco qua, vai. Ecco, noi andiamo verso di qua. Ma che spettacolo! Risale. Monte Argentario, ragazzi. Wow, che strada! Stradina. Adesso magari mi fermerò a Monte Santo Stefano. Porto Santo Stefano. Oh, wow, mamma mia, wow, guarda qua che posto spettacolare, wow, spettacolo. Ma che curvette, che curvette, mamma mia, sembra wow. Che spettacolo di posto! Fantastico! Ma che spettacolo! Wow! Ragazzi! Wow! Bello! Ragazzi, siamo a Porto Santo Stefano, qua dietro c'è la fortezza spagnola, guardate, stupenda! Purtroppo è chiusa, adesso magari vi faccio fare il giro. Guardate che spettacolo. Porto Santo Stefano. Andate di qua. Che spettacolo, che vista. Là dietro c'è l'isola del Giglio. Posto famoso per il naufragio, la Costa Concordia. Spettacolo, bello. Che stradine, i cavallamenti. Io qua ci sono passato prima, che giro faccio, che giga faccio.
Ah, devo andare di là. Ti capito, ho fatto il giro rotondo. Ho fatto il giro rotondo. Dai ragazzi, adesso ci aggiorniamo quando ho scelto il posto dove pernottare. E ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, oggi ho deciso, per 2 giorni si dorme qua nel bungalow. Qua c'è la camera, wow, bella, dormiremo col sacco a pelo, bagno con la doccia, spettacolo, bello, armadio. Rieccoci ragazzi, mi sono rilassato un po', ho fatto un po' la doccia così, adesso sto andando in spiaggia a prendere un po' di sole, passando per questa selva oscura. Che storia, che bello, spettacolo. Ok ragazzi, visto che non ci sono ancora arrivato a Orbetello, ci sono passato in giro, adesso dopo che mi sono rilassato un po' nel mio bungalow, andiamo a fare un girettino ad Orbetello, berrò un caffè, dopo magari vediamo. Tornerò indietro a mangiare qualcosa e poi andiamo a nanna, che domani c'è una bella sorpresa che per voi sarà il prossimo video domani. Già oggi è stata una giornata abbastanza intensa, abbiamo visto l'Argentario, molto bello, quello là è Orbetello. Proprio una striscia di terra sul mare, quella lì dovrebbe essere una diga, o di lì, sì, di qua dovrebbe essere la diga, una diga artificiale. Ma guarda che bello! Bello! Giri di qua, c'è il mare. C'è il mare, fantastico. Ma com'è bello Orbetello, molto bello. Guardate qua, qua ci sta una foto mega, una mega foto. Wow, spettacolare! Ok ragazzi, con questo bel panorama io direi che è giunta l'ora di concludere questo secondo video. Di questa seconda giornata
di vacanze, delle mie vacanze di maggio. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. Con ciò iscrivetevi al canale e ciao ciao!